Ciao bestiole, benvenuti su... Luta anime. Luta anime. Dopo questa breve intro penso che possiamo anche iniziare, no? Che dite? Con questi occhiali non vedo un ceppo di niente. Bentrovati bellissimi, benvenuti in questo angolo di amore e gioia nel canale che sprizza solo amore e amicizia da tutti i pori, Electric. O come mi chiama mia mamma, Electric. Infatti di solito dice sempre: a tavola è pronto. Non ci credete? Non capisco perché sia così difficile da credere. Siamo di nuovo qui con un signor Luttanime, che adesso apriremo. Ovviamente voi direte come sempre: come sono finito nella mia vita a vedere uno che apre delle scatole davanti a una telecamera? Qual è stato il percorso tortuoso che mi ha portato a questo epilogo? Beh carissimi, io non vi biasimo, capisco che vi possiate sentire stupidi, ma cercherò di rendere questo momento comunque sia speciale con tutta la forza che ho, quanto è vero che le fate esistono. Cristo. Come sapete, in questo ufficio è un po' un macello, quindi non ho idea di dove siano le forbici. Quindi, come l'ultima volta, dovrò utilizzare le unghie, o come si dice da me nelle Marche, le ognie, con la gn. Le ognie, che come potete vedere funziona sempre. Ora la scatola è apribile, quindi la sollevo appena appena per scavicchiare e infiltrare il mio sguardo al suo interno. Oh, attenzione! Oh, oh, oh! Intravedo già una piccola action figure. Piccola, per modo di dire, non è così piccola. Ma è un po' troppo femminile, direi. Che ve ne pare? Non è la cosa più kawaii, arigato come sei maschi, abbiate mai visto? La cosa più sugoi che abbiate mai visto? Io guarda, adesso devo ancora utilizzare altre unghie per aprire questo coso. Maledizione. Meno male che non me le taglio da 5 mesi. Non è vero, forse. Adesso pensano che sono uno che non si cura le proprie unghie. Io che partecipo ai campionati mondiali delle unghie più belle. Ma io guarda, non vedi questi. Cristo santo, quanti scotch ci mettete per chiudere una scatola? Ne basta uno. Poi sono quegli scotch che appena ne gratti via un pezzo si disintegra e quindi diventano tanti frammenti di scotch. Guarda, Cristoforo, ce l'abbiamo fatta! Un quarto d'ora per aprire una scatola. Per me, per voi no. Oh mio Dio, un'altra scatola, Cristo! Che ci faccio con questa? Niente. Altro casino nel mio ufficio, tanto. Adesso con questa, niente. No, è senza testa, poverina. È senza braccia. Devo ricomporla. Guardatela, è stata mutilata pur di essere spedita. Poverina, ti rimetterò io in vita. Ti ricomporrò. Ti terrò a fianco al letto, penserò a cose zozze mentre che ti guardo, come un vero weeaboo. Sarai la mia nuova fidanzata immaginaria. Questa è la piattaforma, questo è il corpo, guardate il dettaglio sotto, molto carino. Questa è la testa, che adesso andiamo ad infilare qua. Ole. Questo è un braccio. Non riesco a trovare l'altro braccio, ma dov'è finito? Dov'è l'altro braccio, Cristo? Forse non è uscita divertente come speravo. Di che anime sei tu? Di chi sei figlia? Come ti sei vintua? Eccola qua, ammirate la bellezza di un action figure con i capelli un po' antigravità perché c'è il vento. Wow, perché non metterlo a fianco agli altri action figure di cui non me ne frega una beata minchia? Esatto, eccoli lì. Continuiamo a scavicchiare qui dentro per tirare fuori, oh, di The Seven Deadly Sins, un porcello, ok? Anche questo anime ancora non l'ho visto, lo so, sta su Netflix. Beh, guarda The Seven Deadly Sins. Beh, ma perché non guardi The Seven Deadly Sins? Beh, ma perché non fai un tranime in disegno con The Seven Deadly Sins? Lo guarderò, ok? Stai calmo. Adesso fammi aprire sto ceppo, che tutte scatole da aprire. Sempre da aprire cose qui, oh. Ok, eccolo qua. Un signor porcello. Questo signor porcello, al tatto, sembra una gomma da cancellare. Ma ovviamente, io che ne so. Che ci faccio con questo? Qualcuno lo vuole? A chi lo devo spedire? Per liberarmene. Lo mettiamo qui. Ciao. Attenzione, ma c'è una t-shirt qua. C'è una t-shirt, ma ti rendi conto, Cristo? Ma è di One Piece, non è una t-shirt, Cristo, è una borsetta del cacchio. Vaffanculo. Cioè, se era una t-shirt così di Chopper, me la mettevo tutti i giorni, ok? Invece no, è una di quelle borsette da ginnastica che ti porti dietro e fanno schifo al cazzo. Cristo, vabbè, non è così male, dai, guardiamola bene. One Piece, Chopper in the house, appendibile da qualche parte in modo carino.
tipo lì, così non disegno mai più. E per chiudere questo loot anime, no, ancora non è chiuso, innanzitutto il solito manga che probabilmente non leggerò, dico sempre che li leggerò ma non ne ho letto neanche uno. Ah, ma guarda quanto sono pucce le protagoniste, sembrano molto pucce. Che cos'è, uno slice of life? Per caso, perché a me piacciono. Le prime pagine sono a colori, attenzione. Facciamo vedere qualcosina. Molto carino, vero? Sembra molto carino come stile. È molto simile allo stile che utilizzo per disegnare la Sabri. Lo stile è un po' chibi, un po' tanto chibi il mio, questo un po' meno. Guardiamo ancora altre pagine. Si chiama Con. È qualcosa che ha a che fare con la musica, gruppi musicali, ceppi vari. Non vedo boobs. Non ci piace se non ci sono le boobs. Me lo leggerò a pranzo. Da aggiungere alla nostra simpatica collezione di Phone Charm, un altro Phone Charm. Grazie al cavolo, però. Se no, che aggiungi alle collezioni di Phone Charm le carte dei Pokémon, Cristo. Ecco qua il Phone Charm di questo mese. È un gatto, pensa. Noi, dopo tutto, siamo dei grandi fan dei gatti, giusto? Non lo so, non so più che sto dicendo. Mettiamolo qui insieme a tutti gli altri Phone Charm che avrete visto se seguite la serie di Peo, che si chiama proprio Peo, pensa te. Che fantasia. Per chiudere, solito poster molto kawaii, già vedo un micetto. Tanti micetti. Qua c'è una tipa con un micetto. Il tema erano besties, che è un'abbreviazione per amici del cuore, migliori amici, capito? Le sapete queste cose in inglese? No, non mi interessa. Mettiamolo insieme ai poster di cui non me ne frega niente della vita. Giriamo la scatola così come mi è stato insegnato nei commenti. Questo va qui, questo va così. E questa è la scatola girata al contrario, che è molto kawaii, senpai, arigato, komasimasu. Chiudo qui questo video, grazie ad aver partecipato a questo tutorial come aprire scatole piene di cagate. Se questo video vi è piaciuto, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se non lo fate, fatevi un esame di coscienza, perché probabilmente l'avete molto sporca. Iscrivetevi se non siete iscritti, campanellino come dice Sabrina, mi raccomando. E ricordatevi che questo era Electric.